24 dicembre 1991. Fly with me, let's fly away. Dopo oltre 60 anni, cessano di operare i voli della compagnia aerea Pan Am. Nata nel 1927, la Pan Am Airlines diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia. Tra i più tragici, il disastro di Tenerife nel 1977, in cui muoiono 335 passeggeri, e nel 1988 l'attentato di Lockerbie in Scozia, che provoca 270 vittime.